La maggioranza in consiglio comunale non si arrende alla soppressione dell'azienda ospedaliera Marche Nord, di fatto sentenziata la settimana prima dalla riforma di legge sanitaria della giunta regionale Acquaroli. I capigruppo di maggioranza hanno infatti presentato un ordine del giorno in cui si invita il sindaco Ricci a esprimere al presidente della regione la più recisa contrarietà della città nei confronti della soppressione dell'azienda ospedaliera Marche Nord e a richiedere allo stesso Acquaroli chiarimenti sulle intenzioni della regione circa le alte specialità presenti a Marche Nord, circa la classificazione dei presidi ospedalieri di Peserefano e anche sulla strategia della giunta per frenare l'emorragia di personale qualificato e la piaga della mobilità passiva. Una richiesta allineata al pensiero di Ricci. L'azienda ospedaliera è sempre stata, per chi ha seguito il dibattito sanitario regionale negli ultimi 20 anni, la precondizione per avere un potenziamento ospedaliero nel nord delle Marche. Il messaggio che si dà con questa riforma è: ma che volete? Le eccellenze le abbiamo e le avremo sempre più nella città d'Ancona. I marchigiani, per curare cose di una certa gravità, devono venire ad Ancona. Punto. È un ragionamento che dal punto di vista teorico non fa una grinza. Ancona è capoluogo di regione, ci sta. Ma non funziona. Non funziona perché noi, la vallata del Conca, la vallata del Sfoglia, la vallata del Metauro, solo parzialmente la vallata del Cesano per chi conosce la provincia, tre vallate e mezzo su quattro non vanno ad Ancona. Non vanno ad Ancona. E vanno in Emilia Romagna e in Lombardia, la famosa mobilità passiva. L'ordine del giorno ha inevitabilmente acceso un dibattito in consiglio comunale con i consiglieri di minoranza per lo più allineati alla riforma Acquaroli e al superamento di un sistema che si è reputato inefficace, ASUR regionale unica compresa. Occorre ricordare che Marche Nord nasce nel 2009 ed è nata per porre rimedio al grave problema della mobilità passiva verso altre regioni, che rappresentava un peso enorme sotto la voce passività del bilancio regionale. Nasce nel 2009 ed i risultati ottenuti da Marche Nord, purtroppo, e lo dico sinceramente, non sono positivi, perché i numeri ci dicono che la mobilità passiva è aumentata. Innanzitutto a me sembra che sia poco efficace l'operazione nostalgia. La difesa dell'ASUR regionale è un'operazione priva di un'analisi della situazione. L'ASUR invece andrà in soffitta, ci auguriamo, senza particolari rimpianti. L'ASUR unica regionale, intesa. E l'operazione nostalgia, che è un sentimento nobilissimo, quello della nostalgia, francamente non è convincente su questo modello. Soprattutto alla luce del fatto che il modello unico dell'ASU unica regionale è un modello che non è stato intrapreso da nessuna regione, e chi l'aveva intrapreso oggi lo sta rimettendo in discussione e lo sta cambiando.